Al ministro Salvini. Non so se... Buongiorno, buon inizio di primavera della splendida Matera. Ecco, abbiamo qualche problema di audio sul suo microfono, cerchiamo di sistemarlo. Abbiamo avuto, prima della pubblicità, microfoni con Federica, la mamma di Adam, la mamma di quel bambino, la mamma che ha ricevuto quella telefonata drammatica. Ecco, lei prima che ministro, prima che vicepremier, prima che leader della Lega, lei spesso dice io come padre. Ma se la immagina lei di ricevere una telefonata da suo figlio che dice papà aiutami, ci stanno per bruciare, ci hanno rapito, siamo su un pullman, se la immagina? No, non voglio neanche pensarci, perché già mi preoccupo quando nel cortile di scuola che è chiusa o al parco giochi perdo per 10 secondi di vista mia figlia, figurati te con un episodio del genere. Da ministro sto lavorando per evitare che non si scritto ieri a tutti i sindaci per controllare la fedina penale persone che hanno in mano i nostri figli e il trasporto dei nostri figli. Il Parlamento ha già in esame il provvedimento sulle telecamere negli asili nido e nelle scuole materne per proteggere chi non si può proteggere. Stiamo lavorando per arrivare a togliere la cittadinanza italiana a questo delinquente, a questo criminale, a questa bestia, a questo folle, a questo assassino. Oggi, peraltro, abbiamo per la prima volta mandato al Presidente della Repubblica la richiesta di togliere la cittadinanza. Allora, Ministro, come si accorgono i nostri ascoltatori, abbiamo un problema con il suo audio. Che succede? No, abbiamo un problema con il suo audio. Abbiamo un problema. Allora, se volete io gesticolo. No. Sorrido, no, gli scrivo le cose che sto facendo. L'altro giorno in Parlamento una deputata di Fratelli d'Italia ha fatto un intervento nel linguaggio dei sordi, dei segni, e quindi insomma noi non siamo attrezzati però per leggerlo, e quindi le farei sentire che cosa ha detto la mamma di Adam poco fa ai microfoni proprio sul tema della cittadinanza. Lei parlava di togliere quella a questo autista, quella italiana, si parla anche di magari concederla ai ragazzini eroi che hanno contribuito a sventare questa tragedia. Glielo faccio sentire. Eroi grandi, eroi per me, anche per tutti. Sono orgoglioso per lui. Si è chiesto cittadinanza per me e per mia famiglia. Perché sono qua quasi 18 anni in Italia, piace l'Italia. Facciamo un appello a Salvini, cosa vorrebbe dire? Sì, buongiorno. Io non abbiamo pensato alla cittadinanza nei primi momenti, perché abbiamo pensato solo alla vita che salvate di bambini, però vedendo ieri Ram che merita, anche tutti i bambini meritano tante cose, però vedo che loro due stranieri hanno fatto questa bella cosa, che anche lui ha merita questa cittadinanza, una cosa che la fa sentire bene come un bambino, che non sente la differenza perché quello sì, quello no. Cosa che volevo chiederti è grazie. Anche Adam merita la cittadinanza? Sì, secondo me sì. Devo dire, a me riempie d'orgoglio pensare a genitori e bambini che si emozionano per avere la cittadinanza del nostro paese, ecco, i diritti che siamo riusciti a concedere. Cosa dice Salvini? Cosa risponde a questo appello? No, ne sarei felicissimo, stiamo facendo tutti gli approfondimenti del caso per verificare che non ci siano problemi. E quindi vi farò sapere nelle prossime ore. È mio dovere da ministro dell'interno. Sarebbe più facile venire qui a dire fatto tutto, regalo tutto a tutti, e così stiamo facendo le verifiche del caso, e quindi nelle prossime ore spero che questi ragazzi abbiano il loro giusto riconoscimento. È preziosa, è vero, è preziosa la cittadinanza. È per questo che come Lega abbiamo sempre detto no alle scorciatoie, alle cittadinanze in regalo come i biglietti al Luna Park, perché è questo il senso di sentirsi cittadini italiani. Si può dare, ma si può anche togliere a chi non la merita. Questo c'è nel decreto sicurezza, e proprio oggi la toglieremo a un altro delinquente che l'aveva ottenuta 3 anni fa e poi parlava di far esplodere
il Vaticano e di ammazzare gli infedeli. Permettetemi solo un ragionamento al di là di quello che stiamo facendo per evitare che si ripetano altri episodi del genere. Innanzitutto un ringraziamento alle forze dell'ordine e ai carabinieri, perché sono intervenuti velocemente, rapidamente, mettendo a rischio la loro vita e hanno evitato qualsiasi tipo di problema. Quindi ringrazio le donne e gli uomini delle forze dell'ordine che, a prescindere dai ministri che passano, ogni giorno ci mettono l'anima. E poi quello che mi ha dato fastidio in queste ore è stato che qualcuno, qualche intellettualone, anche qualche politico a sinistra, provasse quasi a giustificare e a comprendere questo delinquente che con benzina, pistole e coltelli minacciava 51 bimbi, dicendo che però insomma un po' di colpe Salvini ce l'ha. E insomma, se espelli gli immigrati clandestini e poi li giustifichi, se controlli gli sbarchi, riduci gli sbarchi e contrasti gli scafisti, poi qualcuno si arrabbia. Ecco, questa è un'idea folle. Difendere la sicurezza e i confini del mio paese non può essere l'alibi per nessun delinquente di prendere in ostaggio un solo bambino. Quindi chi la pensa così vada a prendersi il Malox, perché non ha capito niente. No, questo è chiaro. Immagino, tra l'altro, dopo magari se abbiamo tempo le faccio vedere la sua commozione l'altro ieri anche sulla votazione per la 18, perché poi sono anche circostanze che pesano su una persona oltre al politico. Mi chiedo se fosse accaduta la tragedia, lei si sarebbe sentito ferito da accuse di questo tipo? Ma guardi, ogni giorno che mi alzo il buon Dio e gli italiani mi danno l'onore di fare il ministro, mi raccolgo insulti, minacce di morte. Non è un problema, se avessi paura farei un altro mestiere, quindi ritengo di fare bene quello che gli italiani mi chiedono di fare. Mi arrabbio quando non attaccano me, possono attaccare il ministro, attaccare la Lega, attaccare Matteo Salvini. Mi inferocisco quando per attaccare me attaccano qualcuno vicino a me. Quando tirano in ballo i bimbi, e qualcuno l'ha fatto spregevolmente anche tirare in ballo i miei figli, la mia famiglia, i miei amici. Ecco, attaccate me che ho le spalle larghe, però non prendetevela con chi non c'entra niente. Senta, soprattutto lasciate perdere i bambini. Le ha fatto... Perché i bambini non devono essere tirati in ballo, mai. Però le mai. Chiedo lo stesso, se le ha fatto effetto nei racconti dei bambini. Abbiamo sentito che questo folle dirottatore ce l'aveva con la politica di Di Maio e Salvini, cioè l'ha citata. Le ha fatto effetto? Non vorrei che, appunto, siccome ci sono tanti giornali, tante radio, tante televisioni, non come Mattino 5 che è aperta al confronto, ma che dalla mattina alla sera è colpa di Salvini, è colpa di Salvini, è colpa del governo, e Salvini è fascista, è razzista, è nazista, è populista, è schiavista, è omofobo, e poi se davanti al video trovi qualche mente debole, qualche deficiente, e poi magari, siccome è colpa di Salvini, Salvini è razzista e muoiono per colpa di Salvini, e c'è il sole colpa di Salvini, e piove colpa di Salvini, ciao, oggi cosa faccio? Rapisco 51 bambini e provo a dargli fuoco perché ho sentito che è colpa di Salvini. Qualche politico e qualche giornalista dovrebbe farsi un esame di coscienza, perché la critica a Salvini è sacrosanta, l'insulto quotidiano a Salvini è veramente vergognoso. Lei per esempio adesso recentemente, non so se l'ha fatto o ha minacciato di farlo, querela Saviano che dice l'Italia ha le mani sporche di sangue, lei è colpevole dei morti nel Mediterraneo. Secondo lei questa retorica rischia di influenzare le menti più deboli? No, no, ma questo no. Io Saviano l'ho querelato perché mi ha descritto e scritto 50 volte come ministro della malavita. Ora, siccome io ho tanti difetti, ma fa parte del mio mestiere e della mia passione e della mia missione combattere paese per paese in Italia, da nord a sud, mafia, camorra e 'ndrangheta, contestami quanto vuoi, ma ministro della malavita lo dice a un tuo parente, non al ministro dell'interno, che la mafia, che la camorra e la 'ndrangheta la insegue e che abbatte le ville del Casamonica. E che non ha paura di niente di nessuno. Quindi la critica io la accolgo, l'insulto no.
Io guardi, sono, mi permetto di dirlo, sono d'accordo con lei sul fatto che certe parole poi influiscano sulle menti più deboli e squilibrate, però le chiedo se vale anche magari al contrario quando un Luca Traini va e spara ai migranti, se non sono state usate nei confronti dei migranti delle parole sbagliate. No, ma io non parlo di migranti e di italiani, eh. Quel pullman di ragazzini è la dimostrazione che ci sono dei ragazzini di 12-13 anni, poi ci saranno ragazzini italiani, ragazzini brasiliani, ragazzini egiziani. Ci sono. Io divido le persone fra persone per bene e persone per male. È pieno di immigrati in Italia che lavorano, che mandano i figli a scuola, che pagano le tasse, che rispettano il nostro modo di pensare, di vivere, e quindi sono miei fratelli. Il mio problema è l'immigrazione clandestina a centinaia di migliaia ogni anno che porta al caos. Però mai nella vita ho pensato e potrei pensare che i problemi si risolvano con la violenza. I problemi si risolvono cambiando le leggi, applicando le regole, chiedendo il rispetto della nostra storia, della nostra cultura. I problemi li risolvono polizia e carabinieri, non andando in giro a sparare o prendere a bastonate. Quindi questo sia chiaro, però sono orgoglioso del fatto che finalmente l'Italia è tornata a essere un paese che si fa rispettare, che in Europa e nel mondo si fa rispettare. Si entra in Italia se si ha il permesso, altrimenti si rimane a casa. Perché abbiamo tanti italiani in difficoltà e io a loro voglio pensare, prima di far arrivare in Italia il resto del mondo. E queste, Salvini, sono diciamo ragionamenti sono, penso, condivisi da molti, che possono essere dibattuti. Le chiedo un'ultima cosa però sui toni, perché un conto è fare un ragionamento di questo tipo, un conto è magari quando lei diceva migranti la pacchia è finita, ecco. Questa c'è una piccola distinzione nei toni, non trova? Cioè un conto è ragionare sui flussi, un conto è dire questi migranti guardi, arrivano... Più che la pacchia è finita, più che essere rivolta agli immigrati, era rivolta a quelle cooperative, a quelle associazioni che andavano in televisione a farmi la morale perché io sono cattivo, loro sono buoni, generosi, accoglienti, solidali... a quelle persone che approfittavano del business dell'immigrazione che portava nelle loro casse 6 miliardi di euro. Sapete cosa è successo quest'anno quando abbiamo ridotto i famosi 35 euro al giorno e li abbiamo portati a 20-22 euro al giorno? Che la metà di questi solidali, accoglienti, generosi sono spariti. Perché non ci guadagnavano più abbastanza. O forse quindi perché non ce la facevano con gli immigrati clandestini. Me la prendevo con gli italiani che se ne approfittavano e che mangiavano sulla pelle di questi disperati. Altro che generosi, questi si riempivano il portafogli. E quindi sono contento che con una parte dei soldi risparmiati quest'anno metteremo in strada 8.000 poliziotti, pompieri e carabinieri. Quindi avremo qualche richiedente asilo in meno e qualche poliziotto in più. E penso che agli italiani questo possa essere utile. Allora, grazie a Matteo Salvini, vice premier, ministro dell'Interno, grazie per essere stato con noi. Dalla cornice di Matera, ricordo che si vota domenica per le regionali. Grazie a Salvini.